event, Indonesian Culture Night. I warmly welcome all our excellency, colleagues, and all distinguished guests. Today marks a significant moment as we gather here to promote one of the Indonesian traditional musical instruments, angklung, which has been acknowledged and celebrated by UNESCO as one of the intangible cultural heritage in the world. Excellencies, ladies and gentlemen, as we navigate through this post-pandemic season, Indonesian Cultural Night stands as a significant milestone, signaling the return to gatherings and the celebration of cultural diversity that serve as a platform to showcase the rich tapestry of Indonesian traditions, art forms, and creative expression. Furthermore, this event becoming a part of our 78th anniversary of Indonesian independence celebration last 17th of August. This initiative to promote Indonesian art and cultures is not only a reflection of our commitment to preserving our heritage, but also an endeavor to foster deeper cultural understanding and appreciation between Indonesia and Italy. By organizing events like this, Indonesian Embassy would like to consistently promote Indonesian arts and culture across Italy to emphasize the significance of cultural diplomacy. For your information, next year we are going to celebrate 75 years of Indonesian-Italy diplomatic relations. So that moment will be a strategic one to strengthen our relations. Excellencies, ladies and gentlemen, originating from the Sundanese communities of West Java, Indonesia, angklung has transcended its local roots to become a beloved symbol of Indonesian cultural heritage. It reflects the deep connection Indonesians have with their environment, as bamboo is readily available and sustainable resources used in its crafting. This unique instrument is made primarily from bamboo and is known for its enchanting and melodious tones. What sets angklung apart is not only its captivating sounds, but also the fascinating manner in which it is played. Playing angklung as an orchestra requires cooperation and coordination, and is believed to promote the values of teamwork, mutual respect, and social harmony. As an embodiment of traditional art, angklung continues to inspire and connect people across borders, fostering a sense of appreciation for cultural heritage and the beauty of traditional music. Tonight, Gita Suara Nasa Angklung will be presenting a repertoire that includes traditional songs, Indonesians, Westerns, and Italian pop songs, and some of them accompanied by dances. The diversity of tonight's performance is a reflection of the vibrant and interconnected world we live in. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to introduce the motto of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, or unity in diversity. The motto can be observed in the unique and distinct intercultural coexistence among over than 1,300 different ethnic groups spread across the archaeological country, consisting of more than 17,000 islands. So we are hoping that after your experience Indonesia traditional music and dance, you will be encouraged to visit Indonesia
and also visit our brand new tourist destinations. Those new destinations are Lombok Mandalika, Borobudur Temple, Lake Toba, Tanjung Lesung, the Thousand Islands, Tanjung Kelayang Beach, Mount Bromo, Labuan Bajo, Wakatobi, and Morotai Island. We will be glad to welcome you all. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to extend my heartfelt gratitude and appreciation to all the parties who have made this event possible. Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella, thank you for allowing us to perform in this beautiful and historical place. University of Naples, the Orientale, and Ismail, you have been very supportive in making this event possible and for the established collaborations. Thank you for your support and collaboration, Professor Romelco Tocoli, Professor Antonia Soriente, Director Ismail Professor Adriano Rossi, and also Mr. Salvatore Mora. I would also like to add that University of Naples, Le Orientale, has an Indonesian language program. In addition, their online Indonesian language teaching programs offer from universities in Indonesia. So if you are interested, you can reach for Professor Antonio Soriente and also our social media accounts to see the available offers. And also thank you to another Council of Indonesia in Naples, Marcella Testa, and of course the father, Mr. Giuseppe Testa, who was awarded by the Minister of Foreign Affairs of Indonesia with the title of Meritorious for over 30 years in the service in favor of Indonesia as Honorary Council of Indonesia in Naples. Thank you for your support and efforts to promote this event and also Indonesia in the region. Our heartfelt thanks are also extended to Gita Suaranasa Ahmadi, the students, conductor Pak Charles, concert master Pak Iqbal, and other supporting members for their preferred commitment to the preservation of Indonesian culture to Agung. Let us persistently harmonize our effort to propagate Indonesian culture globally. And our appreciation also goes to our partners and friends of Indonesia who have been very supportive towards the promotion of Indonesia in Italy and comparison. Last but not least, at the end of this event, we invite you to enjoy diverse and flavorful delicacy of Indonesia. Together, let us explore the colors, rhythms, and stories that define Indonesia, forging a stronger bond between our nations. Enjoy the enchanting fusion of sounds and movements that Gita Suaranasa has prepared for us, and let the magic of Angklung and dances bring your journey to Indonesia. Enjoy and gratitude. Un messaggio che intendiamo leggere, lo leggerò io, e mi dice il console se posso leggere ora, mi date un attimo perché apro il telefono. Gentile signora console, avvocato Marcella Testa, desidero ringraziare lei, il vice ambasciatore della Repubblica di Indonesia, Sua Eccellenza Viviana Tati Fernandus, per il cortese e gradito invito al concerto di Angklung e spettacolo di danza che si terrà oggi pomeriggio al Conservatorio di Musica di San Pietro Maiella. A tal proposito, sono spiacente di dover comunicare
comunicare che per impegni istituzionali a Roma non potrò essere presente alla significativa iniziativa culturale che rafforza i legami e il proficue consolidate relazioni di amicizia tra l'Indonesia e la nostra città, grazie all'instancabile impegno del console emerito dottor Giuseppe Testa. Rivolgo allora il mio caloroso saluto e benvenuto alla comunità indonesiana e alle massime istituzioni dell'Indonesia presente la serata. L'evento si tiene nel conservatorio dove studiava Giorgio, titolo barbaramente ucciso nei giorni scorsi. Con viva cordialità, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Passo la parola al ringrazio da parte di tutti noi il direttore del Conservatorio di Sant'Emma Maiella e invito sul palco il vice maestro Gaetano Panariello e il rettore dell'Università Orientale, professor Roberto Tottoli. Buonasera, grazie di essere qui, grazie ancora una volta di permetterci di poter dire l'auditorium del Conservatorio che sempre ancora una volta abbiamo. E quindi per un evento nuovo che noi lo studiamo, un evento particolare e siamo ben lieti di questa occasione, di questa opportunità. Quindi saluto cordialmente il vice ambasciatore eccellenza di Anna Hernandez, la console onoraria, l'avvocato Marcella Testa e il dottor Giuseppe Testa. Sono gli artefici di questa iniziativa in collaborazione con l'Università Orientale, con cui da tempo il Conservatorio intrattiene rapporti di collaborazione e ringrazio e saluto anche l'associazione Ismeo, che è un altro partner che ha contribuito a questa organizzazione. Sono personalmente quelli che portare i miei saluti, quelli del direttore Santanelli, del presidente del Conservatorio di Cattore. Devo destinare la vostra attenzione nei riguardi di questi strumenti, questo strumento particolare, lo Sandun, che io personalmente adesso vedo per la prima volta e che sono curioso di sentire in questi arrangiamenti. Si tratta, come ci ha detto l'ambasciatore prima, di uno strumento tradizionale che dal 2010 è stato introdotto nel patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi è anche una rara preziosità. E ascolteremo a cura di giovani su questo palcoscenico che in questi giorni ha visto anche altre iniziative, le vedrà prossimamente, ancora giovani, per giovani, ma per tutti. Vi ringrazio e saluto cordialmente tutti, augurandovi una felice. Innanzitutto grazie alla ambasciata venezuelana. Per noi che professionalmente, grazie alla nostra cattedra che va oltre 50 anni, conosciamo un po' meglio l'Indonesia, è una grande occasione organizzare un evento culturale che rafforza quella che è la nostra missione. Io ho avuto l'occasione con la collega di andare un anno fa, ci ritornerò. Parliamo di un paese di un continente grande come l'Europa, con una miriade di culture ancora superiori alla nostra. Quindi è una grande avventura avere l'occasione di sentire suonare musiche così variegate da un paese che magari pensiamo piccolo perché lo vediamo lontano, ma è veramente incredibile. Ringrazio poi soprattutto il Conservatorio perché come è stato detto, noi da un paio d'anni abbiamo cominciato questa collaborazione con l'Istituto di Studi sul Medio e l'Estremo Oriente di Roma, grazie a un finanziamento ministeriale per la diffusione delle culture dell'Asia e dell'Africa, e abbiamo identificato da due anni a questa parte questa idea fondamentale che era cosa meglio della musica per aiutare ad avvicinare la cultura degli altri. Già da due anni, anche quest'anno, abbiamo inaugurato in qualche modo l'anno accademico con concerti con le musiche dell'autonomia. Questa è un'occasione in più,
grazie a loro e grazie al conservatorio di questa collaborazione che noi come orientale vogliamo sostenere e rafforzare in futuro. Grandissimi ospiti, stiamo per entrare nel vivo dello spettacolo. Il team può accomodarsi sul palcoscenico. Avremo ben 49 componenti tra musicisti e danzatori. Sono studenti della scuola Nassa di Becasi, è una scuola di appunto arte e musica che coinvolge scuole elementari e medie fino alle scuole superiori. Per cui avremo sul palcoscenico componenti con età diversificate dai 9 ai 18 anni. Come vedrete e potete già intuire, l'Akrung è costituito da tubi di bambù inseriti sul puntelaglio dello stesso materiale, un materiale sostenibile e molto reperibile in Indonesia, per cui molto vicino poi alla realizzazione. E sono accordati in modo che ogni tubo produca una nota musicale diversa quando viene colpito o scosso. E, come è stato anticipato, è inserito nel patrimonio materiale dell'UNESCO, uno strumento musicale rappresentativo della tradizione indonesiana, spesso utilizzato in cerimonie religiose, celebrazioni culturali e performance musicali della tradizione. Questa sera il Gita Suara Nassa Akrung ci regalerà un repertorio molto variegato, interpretando brani internazionali, anni tutti più noti, musiche e danze della tradizione indonesiana e celebri composizioni, tra cui anche alcuni brani che hanno reso la nostra città famosa in tutto il mondo. Io darei inizio alla prima sessione, quindi introducendo la selezione che mi sarà presentata. Sono delle canzoni della Disney che celebrano l'amore, con arrangiamento di maestri Vidyasari Ismail e Hari Chandra. Thank you.
Ho dimenticato di dirvi prima che il gruppo è reduce di un successo. Sono arrivati ieri a Napoli da Pesaro, dove hanno preso parte al festival intitolato Sound of Italy, e sono tornati vittoriosi, vincitori. Sono stati per il punteggio, sono stati i primi, per cui si sono posizionati al primo posto per le loro performance nell'ambito del festival di musica etnica. Quindi, insomma, vedete sul programma che presumo abbiate ritirato, ci sono anche i nomi dei compositori, l'arrangiamento dell'anno. Moyan Priyangan è una canzone della tradizione java occidentale e narra di una ragazza, la ragazza di Priyangan, una ragazza dotata di fine intelligenza e belle maniere, una giovane fanciulla che è una sorta di modello di riferimento per quella che è la comunità. A seguire avremo l'interpretazione del brano Bandera, che in indonesiano significa bandiera, ed è un inno a quello che è stato l'opera e il coraggio degli eroi che hanno portato l'Indonesia all'indipendenza.
dell'evento con un brano della tradizione partenopea, Santa Lucia, con voce solista Hilam Firdaus e con Arturo Caccavale e uno studente del Conservatorio di Santa Lucia.
al duetto italo-indonesiano. Abbiamo concluso la prima sessione di questo spettacolo e ora ci sarà una interruzione con la proiezione di un video, Wonderful Indonesia. Nel frattempo gli artisti avranno modo di riposarsi per 10 minuti e dopo ritorneremo per una seconda parte fino a degustare poi quella che appunto ecco, è la cucina indonesiana. Per cui ora ringraziamo la Nasa School e ci vediamo tra 10 minuti. Thank you.
tantissimo. E continuiamo con un brano intitolato Kamanaga Ati. E in italiano significa La vittoria del cuore. È un brano che è un inno alla vittoria appunto del cuore. E a seguire avremo l'interpretazione di un brano della tradizione napoletana, il brano per antonomasia O Sole Mio, al quale parteciperà Arturo Caccavale. E buon ascolto.
invito a salire sul palcoscenico Arturo Caccavale per l'interpretazione. Eccolo.
pubblico ad un bis, almeno un ultimo.